Amici dell'Orienteering, siamo alla Rocca San Vitale di Salabaganza e il momento dei campionati italiani sulla media distanza. Dopo le esperienze sulla neve, finalmente siamo nel bosco. Il maltempo accoglie gli atleti, ma speriamo in una grande giornata di sport. Andiamo ora a sentire la voce dei protagonisti di questa fase di qualificazione ai campionati italiani middle. Vincitore domenica scorsa a Transacque e oggi qualificato con un grande tempo Manuel Negrello. Ma domenica scorsa è andata meglio previsto, la condizione è abbastanza buona. Oggi è stata una gara un po' particolare, questo maltempo ha reso il terreno molto scivoloso, molto lento e quindi i tempi si sono un po' alzati, però ho corso una gara tranquilla. E se sono qualificato per primo va bene, vediamo domani. È finita la gara, ottimo tempo in batteria e si corre subito in Consiglio federale. Sì, dopo una gara impegnativa e faticosa adesso andiamo ad affrontare un altro impegno in Fiso e dobbiamo avere appunto il Consiglio federale, vediamo che cosa possiamo progettare per il futuro. Un doppio impegno che costa anche un doppio sacrificio. Sì, costa un po' di fatica, di sacrificio, però alla fine quando uno si fa una scelta, diciamo, se ne assume le responsabilità, quindi sicuramente un'ottima occasione per crescere, sia sportivamente che insomma da tutti i punti di vista. Presidente Mauro Gazzerro, qui a Salabaganza, un momento di sport ma anche di formazione di Consiglio federale. Ma un weekend intenso in occasione di questi campionati middle a Salabaganza, dove abbiamo concentrato anche un consiglio federale e fra l'altro un corso di aggiornamento sui grandi eventi. Presidente, la squadra è partita, oramai sono parecchi mesi che ha in mano questa Fiso, un primo commento su questo nuovo governo. Parecchi mesi, un trimestre, sì, dipende sempre a che cosa ci riferiamo. Comunque siamo partiti, appunto stiamo dando le prime indicazioni cercando di organizzare al meglio sia questa stagione ma soprattutto l'intero quadriennio. Si dice che avete in serbo delle sorprese, si può anticipare qualcosa o lasciamo la curiosità? Abbiamo sicuramente tante sorprese, dipende in che direzione vogliamo ragionare. Sicuramente vogliamo valorizzare al massimo anche in termini di promozione quella che è l'immagine dell'Orienteering e quindi ci concentreremo assolutamente verso le scuole e verso un grandissimo progetto di Orienteering per tutti. Janos Manarin, responsabile formazione federale, il senso di questa giornata qui alla Rocca di Salabaganza. Sì, abbiamo organizzato questa diciamo seminario di formazione per aggiornare tutti i nostri tecnici su quello che avviene a livello internazionale. Amici dell'Orienteering, siamo con i campioni del futuro che ci spiegano che cos'è per loro l'Orienteering. Luca Livaidori e per me è sport. Leonardo Tassis è per me divertimento. Christoph Pirker è per me natura. Tiziano Bettega per me è passione. E in chiusura di giornata, finalmente, anche il sole. Quale miglior auspicio per i campionati italiani di domani? Abbiamo vissuto una giornata intensa, le qualificazioni a questi campionati, abbiamo avuto il Consiglio federale Fiso, la giornata della formazione dei quadri tecnici, dove si è parlato di grandi eventi sportivi, ovviamente di Orienteering. Non resta che salutarvi, questa sera un grande concerto di musica verdiana. A domani!